Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Proprio pochi giorni fa ho pubblicato un articolo che faceva riferimento a una pubblicazione di colleghi stranieri sulla rivista Andrology di agosto del 2022, dove si riportava di quanto la vitamina D ottimizzata sia responsabile di un beneficio a livello vascolare e lo studio però mirava a determinare quanto bassi livelli di vitamina D possono influenzare e aggravare la presenza di una disfunzione erettile, specialmente su base arteriosa. Sono stati studiati 150 soggetti affetti da disfunzione erettile, confrontati con un gruppo non affetto da disfunzione erettile. Lo screening è stato fatto con la diagnostica ormonale, vascolare con l'eco color Doppler basale dinamico per evidenziare essenzialmente soggetti con disfunzione erettile su base ormonale o vascolare di tipo arterioso o venoso. Richiudendo tutto il percorso dello studio, che è fatto chiaramente di valutazioni statistiche, di numeri tediosi, noiosi e onestamente anche difficilmente interpretabili per chi non è esperto di statistica, si è evidenziato come i bassi livelli di vitamina D erano correlati a problematiche di disfunzione erettile su base arteriosa e quanto l'integrazione e l'ottimizzazione dei livelli di vitamina D potevano portare a un miglioramento obiettivo e soggettivo della disfunzione erettile. Questo è un messaggio importante, non vi nascondo che già da tempo, come ormai è anche diffuso a livello di colleghi anche biologi nutrizionisti e di tanti altri colleghi endocrinologi, di quanto sia importante la vitamina D nel supporto della funzione del nostro sistema vascolare, più tantissime altre funzioni. La vitamina D agisce su 300 geni e su tantissime funzioni, ma se ci fermiamo su questo argomento, ricordiamoci di quanto sia importante ottimizzare la vitamina D, di quanto i valori di riferimento non siano i 30 a cui siamo abituati, ma alziamo l'asticella a valori verso 80-100, è quella la vera ottimizzazione. Facciamoci seguire sempre da persone preparate e competenti anche su questo argomento, non facciamo l'automedicazione, perché l'altro giorno ho visitato una persona che faceva 10.000 unità al giorno, ma senza la giusta condizione. Quindi cerchiamo di confrontarci sempre con chi magari ha qualche competenza anche pratica professionale su questo argomento, però ecco il messaggio che voglio mandare di quanto sia importante questa un tempo chiamata vitamina, questo ormone, perché migliora la risposta erettile, specialmente quando c'è una disfunzione su base arteriosa, proprio per questa sua azione modulatrice su quella che è si chiama, diciamo in maniera semplice, la rigidità arteriosa. Allora, la vitamina D, impedendo una eccessiva produzione di fibre muscolari lisce, impedendo, abbinata alla vitamina K2, calcificazioni della parete arteriosa, attivando l'azione dei macrofagi localmente, che hanno questa azione di spazzini, riducendo gli stati infiammatori anche della parete arteriosa, fa sì che l'arteria sia più elastica e questo chiaramente permette al flusso sanguigno di avere un minor ostacolo e una maggior diffusione. Bene, con questo vi saluto, auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.